Buongiorno a tutti! Allora ragazzi, ieri sono andata da Claire's e come al solito l'ho svaligiato, oh mio Dio, è sempre troppo pieno di cose meravigliose, oddio, adoro! Ho comprato sia varie cose di Pusheen che altre, quindi adesso vi farò vedere tutto. E oddio, allora cominciamo subito con questo, cioè, oddio, è la cosa più carina del mondo. Allora. È grandino, quindi spero di riuscire a farvelo vedere bene. È questo pupazzo con questo bradipo che abbraccia Pusheen. Ogni tanto mi sembra di aver visto la faccina di questo bradipo in giro, appunto, nei prodotti di Pusheen, ma di solito lo sapete, forse, che questo animale non mi piace per niente. Ma oddio, ma quanto è carino questo! Cioè, no, è troppo bello e poi è morbidissimo, fantastico. E no, basta, è troppo tenero. E appunto c'è Pusheen, visto che lo abbraccia. In teoria ho visto che si potrebbe anche staccare Pusheen, però no, no, cioè così è troppo carino, quindi lo lascio così. E niente, la faccina di questo bradipo mi fa impazzire. Oddio, che carino, è troppo patatoso. Mio Dio, lo adoro tantissimo. E niente, cosa dire a parte questo? Cioè, non so cosa dire, ragazzi, è troppo bello, veramente. È troppo carino. E oddio, dentro ha tipo dei pallini, me ne sono accorta adesso, però vabbè, cioè, è troppo morbido, basta, lo adoro, è bellissimo, morbidissimo e quindi lo amo. Troppo contenta di aver preso questo, visto che tanto non ho abbastanza pupazzi, ma non è neanche l'unico che ho preso, perché sapete che io li amo e li praticamente li colleziono. Poi questa è qui già fuori sfusa perché l'ho appena tolta dal telefono, visto che appena l'ho comprata l'ho messa e appunto ho trovato una nuova cover molto carina, due, in realtà ne ho prese due. Ed è questa qui, bellissima, con lo sfondo super olografico argento, con scritto I just don't give a pug. Pug ispirato al cagnolino che c'è qua, appunto, visto che da davanti spunta la faccina. E poi è pieno di donut. Ed è veramente molto, molto, molto carina. Sono commossa, visto che sono finalmente arrivate un po' di cover per i Samsung, anche se non molte. Visto che ultimamente Claire sa quasi solo iPhone. Oddio, io odio sta cosa che ci sono quasi solo cover per iPhone in giro. Vabbè. Poi un altro pupazzo di Pusheen, oddio ragazzi, Pusheen versione cane, cioè rendiamoci conto di quanto è carino. Ha le orecchie che hanno dentro tipo il fil di ferro così si possono piegare come si vuole. E che carina sta cosa. E oh mio Dio, lo adoro, cioè è troppo bello. Questo invece ha il pelo normale come i pupazzi di Pusheen, invece di questo ad esempio che era molto morbido e pelosone. Ma è troppo carino il cagnolino, anzi la cagnolina, visto che Pusheen è femmina, diventerà un cagnolino femmina, suppongo. E niente, non ho resistito. Wow, carinissimo. Poi, allora, devo spostare i pupazzi perché non so dove mettere la roba. Allora, vabbè, qui c'è. Ah, non, il bello è che questo me l'hanno messo in borsa e non so cosa sia. Ci sono gli sconti per il Black Friday, che suppongo sia oggi. Promozioni valide del 22 e 28 novembre. Ma il Black Friday è oggi? Vabbè, se vi interessa, ci sono delle promozioni, vabbè. E no, non lo sto facendo per pubblicizzarli, è solo che mi sono ritrovato sto coso davanti. Poi qui c'erano dei gioiellini, mi pare. Sì, esatto, me li hanno messi in questo. Allora, c'è questa collana, ragazzi, è spettacolare. Guardate quanto è bella. C'è tutta la base nera con questi brillantini che sono tipo, hanno riflessi blu e verdi, sono fantastici, mi piacciono da morire. E ci sono abbinati anche gli orecchini, fantastici. Veramente molto molto carina questa collana pendente, basta, adoro. E come vedete Claire's non ha solo cose di Pusheen belle, c'è un po' di tutto. Tra le cose belle che non sono di Pusheen, e c'è, oh mio Dio. So che questi li vendono anche in moltissimi siti, eccetera, ma quando l'ho visto non ho potuto non comprarlo. È appunto, come vedete, un pennello da make-up con il corno dell'unicorno rosa e azzurro. E questo mi fa ricordare che vi avevo proposto nel mio video, nel video in cui vi faccio vedere la mia giornata, se vi interessasse un video sul mio make-up, tra molte virgolette, e fatemi sapere perché mi sono dimenticata. Mi sembrava vi piacesse l'idea. Comunque, rifatemelo sapere qua sotto. Voglio assolutamente aprirlo e vederlo meglio, sentire anche quanto è morbido. Cioè, in realtà, come qualità mi hanno detto che ovviamente questi pennelli non sono esattamente il massimo, però, cioè, dai, dai, oh mio Dio, oh mio Dio, quanto è morbido! Oh, che bello! E io me ne intendo così tanto che questo non so neanche che cos'è come tipo di pennello, va bene. Sarà per il hard? No, non lo so. Vabbè, e comunque è troppo bello, oddio, no, è fantastico ed è anche molto morbido. Bene, mettiamolo via al riparo. Poi, allora, andiamo avanti. È vero, ho comprato anche questo pupazzino. Questo è quella specie di, boh, non so, un criceto?
L'avevo visto nelle blind box di Pushin, se non sbaglio, c'era anche lui che si poteva trovare. E quindi quando l'ho visto, cioè, oddio, è troppo carino. Cioè, Pushin non solo è fantastica come gattina, ma anche tutti i personaggi che ci hanno fatto intorno sono disegnati in modo troppo meraviglioso. Che patatino! Il cricetino con le guancione ciccione! Patatino, basta! Sì, non ho molta fantasia, patatino, patatino, sono tutti dei patatini per me, sono troppo belli. Poi, io ho voluto comprare per la prima volta in vita mia uno di questi affari che si attaccano dietro al telefono. E però poi dovrò farlo su una cover che non mi piace tanto, tipo questa qui è meravigliosa col cavolo che ci attacco sopra questo affare. Quindi vabbè, poi quando avrò voglia di mettere una cover che mi interessa un po' meno, proverò questo coso che si alza e appunto si tengono le dita, si tiene il telefono su così, vabbè, non ci riesco. E ce n'erano vari, ho preso questo con le donut. C'era anche con l'unicorno, ma mi piaceva di più così. Ecco, vedete, nella borsa c'è la mia vecchia cover, visto che l'avevo proprio tolta, come dicevo, appena l'ho presa. Ecco, anche questo però mi piace, quindi non voglio metterci questo. Sì, devo proprio prendere una cover bruttina per attaccarci. Oppure una cover di un colore solo. Sì, vabbè, la scatola della cover. E infine l'ultima cover, visto che ne ho prese due. Ho presa questa per avere ogni tanto una cover vagamente elegante. Tra l'altro è anche effetto marmo che si abbina con le mie unghie, che dovrò cambiare prima o poi. Non so quando, vabbè. E niente, è molto molto carina e anche abbastanza appunto elegante. Ah, qui c'è il buco che fa vedere che la parte col marmo è tipo ruvidina. Ok, buono a sapersi, non lo sapevo. Comunque è molto molto bella per me. E niente ragazzi, come al solito queste sono le cavolate troppo belle che ho comprato da Claire's, visto che lì in sostanza, come sanno tutti, anche le commesse, ci sono cose carine e sostanzialmente non proprio essenziali. Ma io impazzisco per queste cose, lo sapete, il negozio è fatto per me tipo. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!